Quali prospettive per il CESPEVI? Se ne discuterà domani alle 17 nel corso di una tavola rotonda nella sede del CESPEVI, Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia. L'iniziativa alla quale sono invitati gli operatori professionali del vivaismo distrettuale pistoiese e di tutta la Toscana è promossa dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Pistoia, presieduta da Sandro Orlandini. È annunciata la presenza degli assessori regionali all'ambiente, Federica Fratoni, e all'agricoltura Marco Remaschi. Con loro si confronteranno il vice sindaco del comune di Pistoia Daniela Belliti, il presidente del distretto vivaistico ornamentale Francesco Mati, il presidente della Camera di Commercio di Pistoia Stefano Morandi, il presidente della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Alessio Colomeiciuk e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pisch Luca Iozzelli. Gli obiettivi dell'incontro sono prima di tutto scongiurare la messa in liquidazione del Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia o la sua svendita a privati estranei al settore florovivaistico. In secondo luogo, valutare quali prospettive e soluzioni realistiche ci sono per mantenere in vita e anzi rilanciare il Centro Sperimentale, preferibilmente ma non tassativamente, sotto il controllo pubblico.